Benvenuti ad Appunti Dintorni, nuova settimana che riapriamo come sempre dando un'occhiata agli appuntamenti in Pavia Provincia Fuori Porta. Andiamo a Vigevano per il cinema d'estate che continua in Cavallerizza al Castello alle 21.30, anche se occorre presentarsi in cassa dalle 21 per evitare code. Lunedì e martedì c'è il film Atlas di Niccolò Castelli e che vede in primo piano la figura di Allegra, che vive una vita piena di passione a Lugano tra la famiglia e un gruppo di amici molto stretto che comprende il fidanzato Benny, l'amica Sofia e il ragazzo di lei Sandro. Biglietto 6 euro, ridotto a 5,50 per chi ha la tessera del sistema bibliotecario della Lomellina, 4,50 per chi possiede una movie card, gratis per gli operatori della sanità pubblica e privata. Biglietti appunto in vendita al botteghino dentro la Cavallerizza a partire dalle ore 21. Cinema sotto le stelle anche a Pavia, su maxi schermo in Castello. Uno di noi è il film proposto per questa sera alle 21, thriller drammatico di Thomas Bezzucca con Kevin Costner. È un film ambientato negli anni 60, qualche anno dopo la morte del figlio, lo sceriffo in pensione George Beckledge e sua moglie Margaret lasciano il loro ranch nel Montana per riportare a casa il nipotino di 3 anni. Lorna, la loro nuora, si è risposata con Donnie Webb e da un giorno all'altro si è trasferita con il bambino in Dakota, a casa della famiglia del marito, capeggiata da una perfida matriarca. Da lì si snoda tutta la serie di vicende che porterà poi alla finale del film, che ovviamente non vi svegliamo. Ricordate però che per entrare in Castello per tutti gli eventi serve da 6 agosto il Green Pass e che i biglietti sono solo acquistabili online sul sito politeamapavia.it. Come serve il Green Pass per entrare al Movie Planet di San Martino Siccomario, dove martedì prende il via Pavia nel Cinema Visioni dal Mondo, questa rassegna di cinema di genere ideata e curata da Marco Mariani e Luigi Riganti. E si parte martedì 14 settembre con Madre, film virtuoso, film thriller diretto dal regista sudcoreano Bong Joon-ho. Ingresso appunto con Green Pass, con prenotazione via telefono allo 0382 55 6870 o tramite sito internet movieplanetgroup.it/Pavia nel cinema. I 70 anni del ponte coperto di Pavia prosegue sino a giovedì presso la cooperativa Artigiani, l'ex bocciofila di via Pontevecchio. La casa editrice Universe ha allestito questa mostra 600, un viaggio tra il 1351 e il 1951, ovvero dalla costruzione del Ponte Vecchio fino all'abbattimento e la costruzione di quello attuale. Poi ricordate che con Cooperativa Progetti sono anche in programma le visite guidate fino al 26 settembre alla scoperta di protagonisti, storie e leggende del ponte. Have No Fear a Pavia è questa rassegna dedicata ai nuovi percorsi contemporanei che prevede questa settimana l'appuntamento martedì 14 alle 18.30 presso la cupola Arnaboldi con Alessandro Sciarroni, che ha sviluppato una pratica performativa profondamente germinale. Infatti, partendo proprio dall'osservazione dei fenomeni migratori di alcuni animali, che al termine della loro vita tornano a riprodursi e a morire nel luogo dove sono nati, l'artista ha iniziato a lavorare sul concetto di turning attraverso l'azione del corpo che ruota attorno al proprio asse e che si sviluppa in un viaggio psicofisico emozionale, in una danza di durata nella stessa maniera in cui turning significa anche evolvere, cambiare. I biglietti li trovate online sul sito teatrofraschini.ivaticket.it, costo del biglietto unico 5 euro. Ha riaperto l'Oasi Lipu di Pavia al Bosco Negri con tante specie animali e vegetali da osservare. Ogni fine settimana l'ingresso è gratuito e tra l'altro fra i numerosi appuntamenti vi segnaliamo al sabato mattina a settembre e ottobre dalle 10 alle 12 un corso di acquerello. Prenotazione obbligatoria allo 0382 56 9402 oppure scrivete a oasi.bosconegri@lipu.it. Mostre e incontri a Castel d'Agogna, prosegue fino al 24 ottobre la mostra L'altro Novecento, 100 anni di storia al femminile tra dipinti, fotografie, manifesti pubblicitari, proiezioni, tavole rotonde e appuntamenti per le scuole. Informazioni allo 0384 29 6584. Ricordate che Castello Isimbardi rimane aperto sempre venerdì pomeriggio e sabato e domenica mattina e pomeriggio.
Chiudiamo con il piano vaccinazioni lombardo. Se non l'avete ancora fatto, potete vaccinarvi se avete dai 12 anni in su e potete anche cambiare la data, l'ora e il luogo del richiamo vaccinale. Come? Andando sul sito gestito da Poste, prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it, telefonando al numero verde 800 894 545, rivolgendovi ai postini che vi rilasceranno poi la ricevuta che dovrete presentare al centro erogazione vaccini, o ancora andando ai postamat ma muniti di tessera sanitaria. Per tutte le vostre segnalazioni corredate da foto, locandine o video, ricordate il nostro indirizzo mail info@via1tv.it, la nostra linea WhatsApp 389 25 66 296. Grazie come sempre per essere stati con noi e a domani con un nuovo Appunti e Dintorni.